del fatto che se io sono protagonista di un incidente mortale e mi fermo a soccorrere oppure non mi fermo a soccorrere, questa condizione non può essere trattata nello stesso modo. Questa è una cosa inaccettabile, quindi la proposta che è stata fatta è una proposta assolutamente ragionevole. Non posso essere trattato nello stesso modo sia con l'arresto immediato sia se soccorro oppure non soccorro, prendo e me ne vado. Questa è una proposta che è stata fatta che mi sembra assolutamente ragionevole, assolutamente di buon senso e assolutamente giusta. Io voterò quindi questa proposta di emendamento perché altrimenti l'impianto della legge rischia di essere invotabile. Grazie, è iscritta a parlare l'onorevole Corsaro, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Per il suo tramite vorrei dare una risposta al Presidente Rosato, di cui ho apprezzato la pacatezza nel suo recente intervento, per significargli che quando ero uno studente liceale mi è capitato di essere, diciamo, più bravo della media nelle facoltà, nelle materie scientifiche, in particolare in matematica. Questo mi ha indotto nella mia carriera scolastica molto spesso a finire il compito in classe di matematica in anticipo rispetto al tempo che ci era dato. Ciò non di meno ho imparato sulla mia pelle che piuttosto che andare a consegnare il compito in classe al professore appena esauriti i problemi, fosse utile e necessario dare un'ultima rilettura, e questo mi ha evitato, nel corso della mia carriera scolastica, di consegnare per la fretta dei compiti in classe che alla fine avevano degli errori non di cattiveria, non di incapacità, di semplice disattenzione, che sono stati recuperati da una lettura in limine litis. Allora, qui siamo esattamente nella stessa situazione, Presidente Rosato e colleghi della maggioranza. Qui non stiamo facendo una discussione sulla colorazione politica di questo provvedimento in un senso o nell'altro. E non stiamo discutendo il fatto che, a torto o a ragione che sia, quando alla fine un Parlamento decide di varare un provvedimento, se quel provvedimento ha un effetto benefico, il maggior azionista del Parlamento, che è la maggioranza, ne consegue e ne conseguirà i maggiori benefici popolari. Quindi non stiamo cercando di impedirvi questo. Semmai stiamo addirittura cercando di aumentare il beneficio che voi, come azionisti di maggioranza di questo Parlamento, potrete conseguire se, ritardando di qualche settimana la conversione di questa legge, faremo in modo di avere portato a termine una legge buona, perché qui è assolutamente evidente che stiamo in totale buona fede, Presidente Rosato, nessuno discute questo, ma in totale buona fede stiamo approvando una legge che contiene un errore basilare che permetterà di conseguire esattamente il risultato opposto a quello che ci siamo determinati. Cioè, stiamo dicendo alla gente: non fermatevi per la strada a soccorrere quelli con i quali avete avuto un incidente, perché automaticamente finite in galera. Allora, qual è il motivo di intestardirsi sul fatto che, siccome al Senato, dove evidentemente non si sono avveduti di questa circostanza, hanno approvato in fretta e furia con l'apposizione del voto di fiducia questo testo, noi oggi lo dobbiamo rassegnare per la firma sulla Gazzetta Ufficiale? La Gazzetta Ufficiale può aspettare, il Senato, che peraltro sta per fare le ultime cose, come ci dice sempre il Presidente del Consiglio, perché poi sparirà dalla circolazione, avrà anche il merito di poter riaprire la situazione e Deve vedere che concludere, onorevole effettivamente sotto Corsaro. questo profilo il legislatore è stato in grado di correggersi in limine litis e di portare a termine una legislazione che abbia davvero una coscienza e un obiettivo sociale positivo. Grazie Presidente. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Bianconi, ne ha facoltà. Ha rinunciato. Bene. Allora l'onorevole Zaccagnini a titolo personale. No, chiedo scusa, Sanni Candro e poi Zaccagnini, prego.
Io volevo richiamare l'attenzione dell'Aula sul fatto che questa normativa sostanzialmente aumenta in modo spropositato le pene, eliminando sostanzialmente dal codice penale il cosiddetto, come dire, omicidio colposo semplice, perché la norma dice così: chiunque cagione per colpa la morte di una persona, eccetera, eccetera, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Se andiamo a vedere la casistica che c'è dopo, sostanzialmente non esiste omicidio stradale che possa essere punito con la pena da 2 a 7 anni. Se vi leggete la casistica,